Vai. Ciao, madonna, sono partito. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Campagna all'italiana. Allora, parto subito perché non voglio dilungarmi in troppe chiacchiere e vi faccio anche salutare dai ragazzi che sono con me oggi dello staff. Abbiamo Miki, Ciao a tutti. Ciao Alex a tutti. e Agri Nico oggi. Ciao a tutti. Ok, l'altra volta c'era Fabio, se non sbaglio, oggi c'è Nico. Sì, esatto. Sì, abbiamo fatto una cosa last minute perché abbiamo fretta, ecco. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi proseguiamo con le lavorazioni che... aspetta perché non ho acceso... con le lavorazioni che poi ci permetteranno appunto di seminare il riso e tutto quanto. Allora, dovrò dire parecchie cose, quindi mi raccomando state... Ah, ma si viaggia anche veloci, 15 km orari con... un rotante, vabbè, mi sembra un po' troppo, però vabbè a me. Allora, sono contentissimo di come è andato il primo episodio, ok, che magari in tanti lo avranno spammato in giro e pubblicato con gli amici e mi fa piacere questa cosa, quindi fatelo anche con questo video. E anche i mi piace che hai avuto mi hanno davvero soddisfatto, quindi per il momento direi che la serie può andare tranquillamente avanti. E mi raccomando, quindi anche questo video condividetelo con i vostri amici, lasciate mi piace, le solite cose, perché vi ripeto che la durata della serie dipenderà anche molto dal riscontro che avrà, quindi se verrà seguita, se sarà apprezzata e quant'altro andremo avanti, altrimenti mi dedico alle mod e fine. A proposito di mod, dopo vi dirò anche a che punto siamo messi con la Vazelli Cubex, siamo messi molto bene, però dopo se c'è tempo ne parliamo. Come al solito non voglio far durare il video un mattone, quindi spero duri 15 minuti, massimo massimo 20, e devo cercare di racchiudere un po' tutto. Allora, scorso episodio mi avete lasciato un sacco di commenti, la maggior parte positivi, penso il 90% positivi, e anche questo mi ha fatto davvero, davvero molto piacere e sono contento che molti si aspettavano un mio ritorno, tra virgolette, e anche il ritorno di questa serie che davvero si sta dimostrando una delle più apprezzate anche su FS19. Intanto non badate come sto arpicando, ma sono un po' scomodo a fare manovra qui. Faccio manovra, so che tanti in varie località italiane magari fanno gli ovali, non so se avete presente, per non alzare l'erpice, altri invece fanno come sto facendo io, fanno manovra. Boh, dipende un po' da zona a zona. Nelle mie zone solitamente si fanno gli ovali, quindi non ci si ferma mai. Però basta spostarsi di 20 km e c'è già chi magari fa solo manovra e non fa gli ovali. Boh, poi dipende, anche da me c'è qualcuno che non fa gli ovali ma fa manovra. Dipende un po', una questione di mentalità, ecco. Vabbè, detto questo, direi di fare quest'altro pezzettino, cioè finisco questo pezzo che è un po' scomodo da fare. Dopo metto l'operaio, così nel mentre vedete la lavorazione, e facciamo due parole su quanto è successo nello scorso episodio. Perché tanti di voi, vi ripeto, hanno commentato e ci tengo anche a rispondere in video, oltre che nei commenti. Se per caso vedete che nei commenti non vi rispondo o non vi risponde qualche membro del mio staff, è perché magari non ho avuto tempo, non l'ho visto o semplicemente magari vi rispondo nel video successivo come sto facendo ora. Nel mentre faccio anche il punto della situa, io sto erpicando così come Nico, e mentre Ale e Miki stanno finendo di arare gli altri campi che mancano da arare. Quindi in questo episodio faremo ancora aratura che avevamo visto nella scorsa puntata, ma non la vedrete perché la stanno facendo loro, ed erpicatura che appunto è quella che state vedendo orora. Ok, faccio l'ultimo pezzetto, le capezzagne, ovvero testate, per chi non sapesse cosa sono le capezzagne. Le capezzagne le faccio alla fine per, non, per evitare di pestare il terreno già lavorato, ecco, e non renderlo troppo duro per la semina. Altra cosa che volevo dire è che in tanti mi avete detto di aggiungere la mod. Come si chiama, Nico? Quella che mi hai detto anche tu oggi? Added realism, ok, Sì, più o meno sì. quella che aggiunge un po' di realismo alla questione terreno. Più che altro abbiamo anche uno sforzo del motore in base anche alla gommatura che abbiamo, in base al fatto se siamo carichi di roba in un rimorchio, per esempio, quant'altro. E direi che è una mod che merita, secondo me.
In una serie un po' impegnativa, perché se un indomani entra qualcun altro, comunque bisogna sempre fare le cose più realistiche possibile, perché era impensabile usare magari questo erpice con un trattore da 70 cavalli, che questo dovrebbe essere 130 se non sbaglio, però se avessi usato un trattore più piccolo normalmente ce la si fa, con invece le con quella mod non ce la si fa, o comunque si va ai 3 all'ora piuttosto che ai 15 come sto facendo ora. E quindi non so, magari vi faccio, se mi ricordo, vi faccio un sondaggio nelle schede e votate sì o no se devo aggiungere questa mod del realismo. Anzi, magari vi do 3 opzioni, tipo sì, aggiungila, no, non aggiungerla, oppure aggiungila ma più avanti, perché magari ora abbiamo pochi mezzi e non sono sufficienti per le lavorazioni che ci servono. Boh, adesso vedo, dai, comunque se mi dimentico di fare il sondaggio nelle schede, magari scrivetemelo nei commenti se volete questa mod o meno. Intanto metto l'operaio, finisco di chiacchierare, più che operaio, operaia, perché non so perché mi ha dato una donna, però vabbè, non ci sono problemi. Mi prendo un attimo in mano i commenti dello scorso video, sperando che l'operaia non faccia casini. Ogni tanto butto un occhio, infatti già si sta andando a girare. Ok, vabbè, donna al volante, ok, no, non lo dico perché altrimenti dopo magari se c'è qualche donna che segue sono brutte cose. Allora, ok, commenti a cui volevo rispondere. Qualcuno mi ha, Carlo del Ravizza Team, mi ha consigliato di fare comunque una serie XXL, come dicevamo nella scorsa puntata, una serie XXL con i mezzi grossi e tutto quanto, e da affiancare campagna all'italiana. Sarebbe carino, però ora come ora non ho il tempo materiale, già faccio fatica a fare questa, quindi per il momento aspettiamo un attimo, dopo magari posso valutare, magari non so, in live facciamo XXL e offline, off camera, diciamo, facciamo campagna all'italiana, non so. Qui minimo lei mi va dritta, no, brava, che fa manovra, bravissima, me la fa nell'altro campo, però vabbè, dai, pazienza, questa volta va così. Alcuni mi hanno detto che l'aratro il problema lo fa anche a loro, non lo so, probabilmente va chiuso perché era fuori solco o entro solco. Invece tanti sono contenti del mio ritorno, come Beppieppi e tanti altri. Alcuni mi hanno consigliato di aggiungere le trebbie dei risicoltori pazzi, che sono trebbie con i cingoli apposta per il riso, così da sembrare un po' più reale il tutto. Potrei aggiungerle, ma consideriamo che non semineremo solo riso. Sì, faremo anche riso, ma faremo anche altre cose. Per il momento direi di tenerci la nostra New Holland, che è quella di default del gioco, così non abbiamo nemmeno problemi e quant'altro. In futuro, quando magari aggiorneremo la trebbia e la prenderemo un po' più grossa e performante e quant'altro, valuterò di cercare qualche mod che abbia sempre cingoli da riso e che sia, diciamo, un po' più moderna, un po' più grossa, un po' più bella, ecco. Poi sto cercando, qualcuno mi ha chiesto degli aratri in moro che stavo facendo con Marco per FS15 o 17, entrambi. Per il momento il progetto è fermo perché non ci stiamo lavorando e non so Marco che intenzioni ha, dovrei sentire se vuole andare avanti ma comunque so che si sta dedicando ad altre mod, quindi non so se arriveranno per FS19, secondo me forse per quello successivo. Dopo altri bentornato, solite cose. Le live, questione live, vi ricordo che solitamente sono il martedì, magari un martedì sì, un martedì no. E cosa sta facendo l'operaia? Oh mio Dio, lo prende larga? Non lo so. Dai, perdonatela perché sto leggendo, quindi la lascio fare. Vi ricordo un martedì sì, un martedì no, quindi vedete magari di seguire la pagina Facebook e Instagram, perché lì scrivo quando sarò in live e potete seguirmi, ecco. E vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, basta che cerchiate ovviamente Mirozen. Dopo mi avete chiesto per l'erbice rotante e quant'altro, però ne parleremo più avanti anche di questo. La mappa sì, è solo per PC, per chi me l'ha chiesto, per ora è solo per PC, in futuro non lo so, ma dubito che verrà pubblicata per console, anche per la questione che c'è il mais verde, il riso e la questione dell'acqua, dei campi allagabili e quant'altro, quindi dubito. Dopo cos'altro? Dopo questione potenza trattori, qualcuno mi ha detto che il 180 in una risaia tira anche un 5 vomeri,
io questo qua, questa cosa non la sapevo, probabilmente nelle risaie ci sono terre più leggere. Io sono abituato con farming, con le mie terre so più o meno il rapporto cavalli potenza, quindi più o meno ho pensato questo, quindi per ora ho lasciato così, magari in futuro prenderò un arato più grande, ecco. Dopo vediamo se trovo altro, niente di importante. Ok. Ah, il tutorial sul riso. Sinceramente anch'io sono abbastanza ignorante in materia, quindi lo scopriremo anche un po' insieme. Mi sono informato da alcune persone, mi hanno detto che è molto simile alla semina del frumento e quant'altro, quindi diciamo le lavorazioni sono quelle, quindi ci atterremo a quelle. Vi ricordo inoltre che c'è anche la season e quindi staremo anche agli ordini della season, quindi vedremo quando seminare, quando si può, quando non si può, le condizioni ottimali, visto che c'è la temperatura esterna, la temperatura del terreno, tante cose da tenere in considerazione. E comunque anche quelle le terremo sotto controllo e lo faremo nel prossimo episodio, che inizieremo con la semina, faremo penso già del riso e altre cose che comunque vedremo. Ok, dopo ok, questo qua mi ha un po' lasciato di stucco perché mi ha scritto senza offesa ma sei irrealistico, perché all'Italia Rice si coltiva il riso e poi quelle che state arando sono risaie, cioè campi dove si coltiva il riso. Infatti noi nel primo episodio abbiamo solamente e semplicemente arato. Chi ti ha detto che noi non seminiamo riso? Io ho detto che avremmo seminato riso, quindi noi semineremo sia riso che altre colture e cercheremo di fare il più realisticamente possibile, quindi cercheremo anche di tenere l'acqua sul campo fino a quando sarà necessario e tutto quanto. Comunque segui la serie e vedrai che cercheremo di fare tutte le cose fatte a puntino come meglio riusciremo. E poi qualcuno mi ha detto come faccio a non conoscere la mappa, che io ho fatto parte del team che l'ha fatta, e questa era l'ultima cosa a cui volevo rispondere. Io non so come mai avete tutti pensato che ho fatto parte del team che l'ha fatta, ma non l'ho fatta. Allora intanto tolgo l'operaia e così vado avanti. Ok, vado avanti io che ho mollato quello che dovevo tenere. E allora, io non l'ho fatta la mappa, nel senso non ci ho messo mano, non ho fatto nulla. L'unica cosa che ho messo tra virgolette il mio è stato il capanno, ma non l'ho fatto io, non l'ho messo io nella mappa. L'hanno fatto i creatori della mappa, mi hanno chiesto se potevano utilizzarlo da inserire nella mappa. Io ho detto di sì, quindi l'hanno utilizzato, ecco. Dopo è inutile che mi dite come fai a non sapere dov'è questo, dov'è quest'altro, se l'è fatta. Io non l'ho fatta e ve l'ho detto che era una delle prime volte in cui ci giocavo e quindi non la conoscevo, ecco. Quindi è per questo che non la conosco, non è che sono stupido che l'ho creata e non so com'è la mappa, ecco. E basta, i creatori della mappa sono il TDA Team, in collaborazione se non sbaglio con SMI, il team SMI. E basta, sono loro se non sbaglio. Dopo hanno preso qualche edificio e quant'altro, come hanno fatto con me, da altri modder, a cui ovviamente hanno chiesto il permesso. E basta, è tutto qua. Alex, Miki, Nico, avete qualcosa da dire? No. Io no. Ok. No. Okay. Volete dire qualcosa per la serie, per quello che stiamo facendo? Ho detto tutto giusto? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Altro da aggiungere? No. Non credo che ci sia. Perfetto, ecco, allora ho chiacchierato abbastanza oggi. Vabbè, comunque noi adesso cosa facciamo? Andremo avanti, dopo vi faccio anche vedere ovviamente cosa stanno facendo loro, però ve l'ho già detto. L'unica cosa è che 180 e Racing sono sempre con gli aratri, mentre io e Nico siamo entrambi con i due nostri maschio drago a erpicare. Io con il 1300 e lui con il Fiat 880, nulla di più. Finito ovviamente di registrare, noi andremo avanti. Miki e Alex dovrebbero essere gli ultimi due campi che ci mancano, e invece da erpicare mancano praticamente tutti. Gli unici che abbiamo fatto sono questo, che è l'1 e il 5 dove c'è Nico. Tutti gli altri sono da erpicare, ma faremo ovviamente off camera. Così il prossimo episodio magari lasceremo indietro un paio di campi da erpicare, così due dello staff avranno modo di erpicare, mentre io
e magari adesso ci valutiamo, semineremo, ovviamente ripeto, valuteremo condizioni del campo, valuteremo condizioni meteo, climatiche e quant'altro, in modo da poter seminare quello che ci serve. Tra l'altro devo anche ricordarmi come vedere la tabella per le semine, anzi adesso guardo subito, così se non mi viene in mente mi ricordo di andare a vedermelo. Qualcuno si ricorda? S. Ecco, vediamo, ho già sbagliato. Alt S. Oggi è qui, quindi domenica. Sì, domenica. Quindi linea rossa. Potremmo seminare più a poco. Sì, oggi è venerdì nella realtà. E, ok. Potremmo seminare il riso anche volendo. E l'erba ovviamente. Perfetto. Quindi allora diciamo che la prima roba che semineremo sarà appunto il riso. Nel prossimo episodio. Bene, dai, dopo il resto che sono tutte queste altre cose in più. Vedete quanta roba che porta la season, veramente stravolge il gioco ed è una figata. E, per esempio anche questione animali, cambia anche la questione animali. Ci sono diversi tipi di vacche e quant'altro, come vi dicevo nello scorso video. Vabbè, direi che per oggi ho parlato abbastanza. Sono già oltre 15 minuti e ripeto, non voglio esagerare con i video. Ho parlato parecchio, scusate se non sono andato a macchinetta, ma ci tenevo a dirvi tutte queste cose. Mi rimetto dritto e metto l'operaia, o l'operaio, vediamo chi mi dà adesso. Da l'operaio, perfetto. Ok, questo è Nico che vi faccio salutare. Ciao. Perfetto, che ripeto con l'880 sta erpicando pure lui. Qui invece abbiamo, chi è questo? Miki. Ciao a tutti. Col 180 e Alex con il Racing Lamborghini. Ciao a tutti. Perfetto, non mi resta altro che salutarvi. Darvi appuntamento con il prossimo episodio, che sarà ovviamente nei prossimi giorni. Restate sintonizzati, se avete domande, consigli, idee, rimproveri, qualcosa da sistemare, ditemelo nei commenti. Mi raccomando, votate nel sondaggio che vi farò, se mi ricordo di farlo. L'operaio è andato a fare un bagno, è finito il fosso, sapevo che non ci si può fidare. Miki, se hai finito, se hai voglia puoi andare avanti tu, perché l'operaio qua fa un po' di disastri. Metto sul mezzo. Ok, laveremo anche i mezzi se ci ricordiamo per il prossimo episodio, così siamo tutti belli puliti. E niente, dai, direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, condividetelo, perché ripeto, voglio che abbia un buon riscontro la serie, altrimenti non vale la pena andare avanti se è seguita da quelle poche persone, poche tra virgolette, perché comunque anche 800, 900, 1000 sono comunque un po', però preferirei che fosse seguita da come è stata il primo episodio, ecco. Niente, detto questo, un caloroso saluto ancora e al prossimo video. Ciao ciao!